Amici di Tama Channel, buon pomeriggio dal Paladiziano. Torna sul prepocampo l'Aero Basket dopo due trasferte andate insomma al 50%. Le tre Degnano ha sconfitta la scorsa settimana in quelle di Casale. Oggi è il derby Corredi, tanta gente è venuta dalla città reatina a popolare il settore ospite e non solo. Robasca è una partita da vincere, mancano 8 punti alla quota salvezza, arriviamoci il prima possibile e poi vediamo cosa succede. Al completo non ci sono assenze nella Roma Gas & Power, Micevic fa il suo esordio con la maglia del Robasket al palazzetto, tante cose da raccontarvi, ma lo faremo anche durante il match. Un minuto e mezzo all'inizio del match. I roster: Verrieti, 6 Casini, 7 Della Rosa, 8 Benedusi, 11 Eli Antonio, 12 Zanelli, 13 Trevisan, 15 Chillo, 16 Sims, 19 Pipitone, 33 Pepper, 35 Gudi. L'allenatore è il romano Luciano Nunzi, l'assistente il signor Rossi e Matteucci. Per la Roma Cassa in palio col 0 Filippo Belloni, 0-0 Riccardo Nardi, 2 Michael Di Loch, il 4 Nicolò Petrucci, il 5 Matteo Malaventura, il 6 Eugenio Fanti, il capitano, l'8 Nicola Stanic con il 9 Alex Righetti, con il 10 Leonardo Galli, con l'11 Andrea Iannilli, con il 13 Tony Segura, con il 43 il nuovo arrivo, debutto interno Marco Micevic. L'allenatore è il signor Davide Bonone, il signor Luca Di Chiara e Damiano Pilot. Gli arbitri sono i signori Tirozzi, Yanghio e Azzami. Insomma, pronti per iniziare la nostra radiocronaca. Saremo soli oggi, ma non è un problema, l'abbiamo fatto tante volte, dunque pronti a raccontarvi le gesta della Roma Gas & Power. Fra 10 secondi si va in campo, fra un po' si abbasserà la musica e saremo pronti a narrarvi la partita. Tecnicamente riede una squadra che ha una squadra perimetrale con lunghi molto agili, ci sarà un problema di accoppiamenti difensivi per quanto riguarda la Roma Gas & Power, ma il vantaggio avverrà sicuramente dentro l'area, dove sicuramente Don Easley si farà sentire assolutamente. Allora andiamo a vedere i quintetti: Pepper, Benedusi, Zanelli, Chillo, attendiamo il quinto di Rieti che non può essere altro che il numero 6, il numero 16, scusate, Sims. Roma risponde con Nico Stanic, Eugenio Fanti, Tony Easley, Michael Di Loch e Andrea Iannilli. C'è un quintetto di Andrea Iannilli, mossa importante ad alzare il volume centimetrico per quanto riguarda Roma. Insomma, Iannilli dentro, Iannilli, Easley, Fanti, Di Loch e Stanic, sia Malaventura sia Righetti partono dalla panchina. Pronti per la prima unica palla a due dell'incontro a Sims e Tony Easley, che giocherà nello spot di numero 4. Consentite il sottofondo di tanti tifosi reatini che vengono sommati questa sera squadra. Si alza la prima palla a due, la prende Sims per Zanelli, subito a impostare il primo gioco d'attacco, falto per Sims, il consegnato arriva per Chillo, ribaltamento per Zanelli, il taglio di Sims, c'è Iannilli con lui, uno contro uno, le manone di Andrea Iannilli non impediscono il primo gancio vincente di Sims. Fanti, a lui apparta la palla, sezione di playmaker Eugenio, il consegnato per Nico Stanic, arriva al pick and roll con Easley, andiamo a vedere, ribaltamento per Di Loch, prova a far saltare il difensore, mantiene il controllo della sfera, usa adesso il pallone su asse su terza, alza la prima tripla dell'incontro con Di Loch e subito a scavallare il punteggio, come si dice in gergo,
è ripartita rete intanto Chillo, fuori per Zanelli, ancora per Sims, c'è cioè Iannilli con lui, attacca al pitturato, lo tiene Andrea Iannilli col palleggio, molto bene, a rimbalzo Isli per Eugenio Fanti, vediamo se attacca al pitturato, va su contro Sims, usa il corpo, peccato, la palla non entra, ha usato molto bene il corpo ma sbilanciato, non ha potuto appoggiare in maniera ottimale la palla al tabellone, ripartita Rieti col palleggio per Benedusi, attenzione tiri suoi da lunga distanza, fuori per Peppe il tiro cortissimo, rimbalzo di Roma con Di Loccia che vuole correre, attacca il pitturato, aspetta l'arrivo dei propri compagni, lob per Tony Isli sotto canestro contro Chillo, la sceglie di giocarla adesso, palla dentro, movimento col perno, arrivano i raddoppi, fuori per Stanic, alza la tripla, va sul ferro, scelte giuste, palla non nel cesto ma le scelte in attacco sono state in questo caso ottimali. Benedusi è ripartita Rieti con Simps, chiamano adattamenti difensivi dalla panchina Eurobasket, l'uscita di Zanelli, attenzione a Benedusi, Di Loccia perde il treno sul blocco e Benedusi non può far altro che bruciare la retina di Roma, 4 per Rieti, 3 per l'Eurobasket, 7.54 fuori per Fanti, arriva Iannilli a bloccare, ancora Eugenio per Iannilli fuori dai tre punti, arriva ribaltamento per Fanti, il consegnato per Eugenio che attacca al pitturato, sceglie, attacca al fondo, prende l'area, fuori per Di Loccia, fuori per Eugenio, non tira tre, fuori ancora per Di Loccia che alza un'altra tripla che non entra, ballando sul ferro, la palla contesa, la rimessa è di Rieti, 4 per Rieti, 3 per l'Eurobasket, precisa la scelta di Davide Bonora con Iannilli a presidiare l'area, Isli a giocare ai 4 metri, Zanelli col palleggio, fa Riber Simps, c'è cioè Iannilli con lui, ancora il consegnato per Pepper, si ribalta ancora per Benedusi, la uscita a ricciolo di Zanelli che attacca Stanic, lo tiene bene col palleggio, la palla schierata per Chillo, 5 secondi, 4 secondi, fuori ancora per Zanelli che alza la tripla, va sul ferro, la prende Iannilli, il consegnato per Di Loccia, contropiede lanciato, la intervetta Pepper, era Fanti, era già scappato, 7-0-2, 4-3-3 per Roma, Simps contro Iannilli che lo tiene bene col palleggio, invece va a segnare col sottomano, secondo me esemplare la difesa di Andrea Iannilli, Stanic arriva al blocco di Tony Isli col palleggio, fuori per Iannilli, si ribalta per Fanti, dentro per Isli contro Simps, va sul perno, lo scarico è per Benedusi che prova a correre, attenzione a non prendere immediatamente il black, fuori per Pepper contro Fanti, attacca Eugenio, lo tiene bene col palleggio, alza il lob praticamente Pepper, bravo Fanti in difesa, corre Di Loccia col palleggio, attacca lui il pitturato contro Benedusi, Di Loccia per il meno uno immediato, attaccato subito il ferro Michael Di Loccia e ha appoggiato facile facile per il punto numero 5 di Roma, 6-0-7 fuori per Benedusi, a ricciolo Zanelli, si incolla a lui Stanic, dentro per Simps contro Iannilli che prova anche a cuccargli la palla, va di fisico Simps col gancetto, va dentro 8-5, arriva Stanic che riparte subito, alza il ritmo Roma questa volta, attacca il pitturato, si fa spazio col corpo, il fallo di Zanelli, il canestro e fallo del mago argentino, meno uno è libero, 5 minuti e 45 al termine del primo periodo di gioco, pronto Nico Stanic da linea del tiro libero per l'aggiuntivo, alza la parabola Nico, a segno il pareggio di Roma, 8 pari, 5-45, tanto attacco all'area, tanta scelta questa Davide Bonora all'inizio, 8 pari, arriva Zanelli, si ribalta ancora per Benedusi, c'è Di Loccia con lui, attenzione al momento di Zanelli, più basso contro Stanic, vuole uno contro uno più basso, bravo Stanic a tenerlo lontano, attacca col palleggio, Zanelli tiro cortissimo, la prende Isi, la prende Di Loccia che vuole correre, Rieti ha già recuperato, attende la transizione, il blocco, ribalta per Stanic, posizione centrale, attacca al ferro in angolo per Eugenio Fanti che alza la tripla cortissima, brutta ricezione, brutta posizione delle gambe, peccato, un passaggio non perfetto, Simps attacca l'area contro Iannilli che lo tiene col corpo, fallo dicono gli arbitri, con le mani, io le mani le ho viste in bella evidenza,
sta chiamando la minaccia di flopping a Zanelli per l'azione di prima, è andato per terra, ha chiamato gli arbitri, hanno subito minacciato Zanelli della minaccia con il tecnico al prossimo tuffo, si così dire. Ancora Zanelli che recupera il possesso della sfera, 4.59 dopo l'attacco al ferro, c'è Nico Stanic con lui, scarico fuori per Chillo che alza la tripla, assegno sul pick and roll, 3 punti di vantaggio per Rieti. Brutta rotazione difensiva, Nico Stanic col palleggio, attende i blocchi dei compagni, arriva Iannilli ad alzare il doppio blocco insieme a Tanisli. Ancora Stanic, ancora con la palla in mano, dentro Paese, anticipato da Sims che ruba il pallone, affida a Zanelli, devuole correre via di no, sceglie la transizione, piazzata anche la difesa di Roma, 3 da recuperare, 4-23, solto per Sims contro Isli, tiene col fisico questa volta Toni, alza la parabola, l'errore questa volta di Sims, Isli, l'appoggio per Di Loc, 4-13. Blocco in transizione di Iannilli, non tira 3 di Loc, sceglie di scaricare per Stanic, dentro per Toni Isli in posizione più basso, fronteggia il canestro, sceglie lo scarico per Stanic, blocco immediato, parreggia resta e tiro, vuole gioca a 2 Stanic, prova una palla complicatissima per Iannilli, schiacciata per tra sulla linea di fondo, riprende poi questa palla Reti che è già dall'altra parte, attacca il pitturato contro Isli che lo stoppa, c'è fallo prima, per cui 2 tiri di Zanelli, fallo Nicola Stanic, andrà in lunetta Zanelli. Lunetta Alessandro Zanelli. .349 al primo intervallo, Zanelli alza la parabola d'errore. 3.49 ancora, si prepara per il secondo libero. Alza il secondo tiro, più 4 Rieti, arriva al massimo vantaggio, arriva Stani, pressato, va via in virata, appoggia per Isli, quasi perdeva la palla, la ripresa molto bene all'ultimo momento per Eugenio Fanti, dentro per Iannilli, più basso contro Chillo, uno contro uno Andrea, movimento sul perno, usa molto bene il vetro, e questa l'arma, una delle armi scelte da Davide Bonora, palla Iannilli, gioca uno contro uno, più alto sicuramente del suo avversario. Si prepara Matteo Malaventura, vediamo se andiamo a cambiare lo schieramento. Benedusi col palleggio, l'uscita al riccio di Pepper, bravo Eugenio Questfanti questa volta a restare con lui, non gli dà la ricezione. Fallo di Iannilli sulla penetrazione di Chillo e andrà a lunetta il numero 15 di Rieti. Fuori Fanti, dentro Malaventura, si alza ancora il quintetto. Con Matteo Malaventura andrà a giocare nello spot di ala piccola già con Iannilli e Isli. L'errore di Chillo sul primo libero, alza ancora, pronto anche Alex Righetti sul cubo di... vediamo se andiamo a cambiare il quintetto. L'errore 0-2, ma la prende Pepper, un lob dentro l'area dormita della difesa di Roma, ma cross di Pepper che aveva preso rimbalzo offensivo. Isli palleggio arresto, scarico per Di Loc, arriva il blocco di Toni per Isli, per Di Loc, prende vantaggio, sotto per Andrea, ancora Andrea, stesso momento di prima, ribalta in tribuna la palla per Toni Isli, raddoppiato, ha tirato palla fuori Iannilli, va dentro Alex Righetti, e dunque una quintetto che è un po' fra virgolette più logico nei ruoli. Questa è una buona arma, Roma ha tenuto bene il primo impatto, 2 da recuperare a 2.44, quindi il primo intervallo, scarico per Pepper, si ribalta ancora per Sims, attenzione a Zanelli, attacca l'area fuori per Chilo, lasciato solo da 3, l'errore grazie per noi Di Loc, lob per Toni Isli, brutto questo passaggio. Di Loc ha fatto segno a Toni, devi correre, corri un po' di più, errore mio, dice Toni Isli, sempre molto modesto Toni Isli, molto umile. 2.23 scusate, 2 da recuperare ancora per la Roma, cassa in pare con Pepper che appoggia per Zanelli, dentro per Sims contro Righetti, attacca il pitturato, arriva Isli,
c'è il fallo, dicono gli arbitri, vediamo, 13 infatti, due tiri. Simps ha fatto un gesto di stizza, come per dire fallo, che ha chiamato il colpo sulla mano. Due liberi per Simps. Segno il primo, 13-10 per Rieti, che non ha impresso fino ad ora i ritmi dell'andata. Due su due per Simps, 14-10. Ancora massimo vantaggio, un solo fallo per Rieti, già bonus per Roma Gas & Power. Stanic col palleggio contro Zanelli, attende il movimento dei blocchi, arriva all'avventura, si ribalta per Di Locce con Benedusi, con lui lo manda a sinistra, palleggia, rece tiro, buono il blocco di Tony Esli, ancora Di Locce, ancora dribbla, ancora dribbla, 8 personali su 13 per lui, 1.43, legge bene Pepper il blocco, fuori per Benedusi, il tiro a 3 sul ferro, la prende Stanic, meno 1, palla in mano, corre Nicolas, attenzione, blocco in transizione di Isli, guadagna il centro dell'area, c'è il fallo di Zanelli, bravo Nico Stanic a guadagnarsi il fallo, è il secondo del playmaker Readino che va al cambio. C'è time out chiesto dalla panchina di Rieti, secondo fallo del playmaker titolare, due falli di Rieti, due falli di Zanelli, un momento da segnare per quanto riguarda la partita. Dunque un inizio dove Roma ha provato a assestare, ha provato con il doppio lungo a provare una mossa, è andata abbastanza bene perché non ha permesso a Rieti di alzare i ritmi che hanno contraddistinto la partita di andata. E dunque Roma è nel match, uno da recuperare, 1.29 con la rimessa, c'è time out, noi andiamo con i rumori di sondo del palazzetto. La rimessa in zona di attacco per la Roma Gas & Power, già in campo, 1.29 al termine della prima frazione di gioco. Pronto Malaventura sulla linea di fondo per la rimessa. Si muove Di Locce, riceve lui, si passa per Stanic questa palla. Malaventura a sfruttare il blocco di Isli, rulla bene sul blocco, c'è Benedusi questa volta con lui, fuori per Righetti, si ribalta ancora per Di Locce, 6 secondi, 5 secondi, alza un'altra tripla Di Locce, già in doppia cifra, 11 su 16 i punti, fuori per Simps, è entrato Della Rosa per Zanelli, Di Locce arriva in ritardo su Benedusi, le prende la palla da dietro, due liberi per Rieti, e andrà in lunetta il giocatore reatino. Cambio in casa, Rieti, altri argentini in campo, Casini, Juan Manuel Casini, giocatore anche nelle mire Eurobasket la scorsa stagione. Cambio, ma sarà solo se realizza Benedusi, dunque Casini andrà a sostituire Benedusi. Attenzione alle triple di Casini, segno Benedusi, 16-15, un punto di vantaggio Roma che aveva ribaltato l'incontro. Secondo libero, l'errore, la prende Stanic, 58 secondi, va in virata contro Benedusi, Stanic attende il momento sui blocchi, attacca il pitturato, finta di passaggio di Nico Stanic, virata verso l'esterno, solo rimessa perché è il terzo fallo di squadra, va in panchina Benedusi Berriedi e in campo Juan Manuel Casini. Rimessa Roma Gas & Power con 18 sui 24, fuori per Di Locce, si ribalta per Righetti, attacca step back di Rigo, solo rete, fondo della retina per Alex Righetti,
Roma va più 3, massimo vantaggio 39, non può girare fino alla fine. Rieti della Rosa cerca Chillo, il consegnato per Pepper, c'è Malaventura con lui, vanno a cambiare sui blocchi di Locce su Della Rosa, un mattone da 3, la prende Simps, chiuso da Righet, da Isli, Casini, step back a segno da 2, punto di vantaggio e una palla da giocare, 16 secondi al termine del quarto. Col palleggio Nico Stanic contro Benedusi, blocco di Isli, attacca il pitturato Stanic, arriva un altro blocco di Toni, fallo e sfrutta chiaramente il blocco che, il fallo che manca. Riedi adesso va in bonus a 6 secondi e 83, uno di vantaggio, fuori Isli, 5 secondi di andare al tiro, 4 secondi, 3 secondi, Malaventura attacca il pitturato, fuori Perrico che alza il tiro, nemmeno il ferro, tiro forzato, ma Roma chiude in vantaggio il primo quarto, 18 a 17. Mini intervallo, andiamo con i rumori di fondo del palazzetto. Torniamo in diretta, 22 i secondi al termine dell'intervallo, le statistiche del primo quarto. 7 su 12 per Roma dal campo, 6 su 16 per Rieti, 3 su 7 da 3 punti, 1 su 6 per Rieti. 10 a 6 rimbalzi in favore di Roma. Dunque si riparte con la palla in mano alla Roma Gas and Power con un punto di vantaggio, con Petrucci in campo assieme a Di Locce, Isli, Righetti e Matteo Malaventura. Petrucci per Di Locce, non c'è Stanic a riposare, va Di Locce a gestire lui da playmaker la situazione contro Casini, sceglie la palla dentro per Isli, scarico per Petrucci, il tiro da fermo va su Righetti che subisce fallo da Chillo, prova ad andare su con grandissima esperienza, movimento di tiro fra virgolette simulato, però Rigo va su e guadagna due liberi. 9:47, le proteste della panchina reatina, non si va a chiamare l'ufficiale di campo, forse chiede l'infrazione di 24 secondi con Righetti già pronto sui tiri liberi, con la palla giù fa segno. Cambiano le decisioni, il fallo è sulla palla in mano. Cambiata la decisione, il fallo è sulla palla bassa. Ci asteniamo dai commenti. La palla buttata da Malaventura, la recupera Rieti in transizione con Casini che si alza da 3 a segno. Attenzione a questo giocatore, mortifera gara di andata. Con la decisione cambiata, la palla persa e tripla per Rieti, tutto là. Isli consegnato per Di Locce, palleggio, arresto e tiro, centrale! Centrale! Ancora tripla, 14 personale per Di Locce. Fantastica l'azione del 2 di Roma.
Pepper, lo scarico ancora per Della Rosa, si ribalta ancora di Chillo per Benedu, per Casini, attenzione al suo tiro, scivola Casini, la palla è per terra per Della Rosa, 4 secondi, il tiro da 3 va sul ferro, in balzo lungo lo cattura Chillo, fuori ancora per Della Rosa, un puntettaggio Roma dentro per Sims contro Righetti, tiene di fisico Alex, va col gancetto, l'errore, la prende Tony Isley, paggio quasi persa, gli ruba la palla Pepper e Isley chiama chiaramente, meno uno canestro, chiama gli esterni a dargli una mano su queste situazioni. Peppe a rubare la palla dalle mani di Isley e la deposita nel canestro per il nuovo vantaggio di Rieti, fuori per Petrucci, dentro per Righetti, 4 metri, fronteggia un cross, la prende Pepper, pronto il cambio di Andrei Annilli, dentro per sicuramente per contro Donisi, ancora canestro di Killot, più 3 Rieti, Di Locce col palleggio, già 14 personali per Di Locce, dovrebbe avere qualche altra opzione, non può sempre la prendere Di Locce, angolo per Malaventura che alza un'altra tripla, alza un'altra tripla per l'ex Pesaro, meno uno e siamo ancora lì, Casini fuori per Pepper, fuori ancora per Della Rosa, Righetti faccia a faccia con Simps, vuole evitare la ricezione frontale ma si gira Simps, no? Se marca davanti bisogna avere un aiuto, già 10 per lui, bisogna avere un aiuto alle spalle, la rimessa di Petrucci per Rigo contro Chillo, lobetto per Petrucci che passa la metà, la consegna a Matteo Valentura, forse avrebbe un play di ruolo, pronto il consiglio utile per Bonora, qui prepara anche Stanic, Righetti in angolo per Petrucci che alza la tripla, va sul ferro, fallo a rimbalzo di Chillo, fallo, c'è il fallo caro mio amico Luciano Nunzi, se lo spinge, lo tiene, non lo fa saltare, il fallo è netto. Eli Antonio per Chillo, che è il secondo fallo per lui, doppio cambio in casa Roma, Nico Stanic per Di Locce, va a riposare, fuori Isley, dentro Iannilli, va a riposare Di Locce, non era mai uscito, esce ora già con 14 sullo scout, malaventura per Petrucci, arriva Righetti a tagliare il fallo di Eli Antonio che lo tiene per la maglia, questi se non sono falli questi spiegatemelo voi cosa c'è da protestare, tenuto sul taglio per la maglia, si è anche allungata la maglia stessa, da sotto rimessa per Roma con Malaventura, movimento senza palla di Stanic che riceve lui, fronteggiato da Della Rosa, attacca al pitturato, il cambio, c'è il cambio con Lentone, andiamo a cercarlo il mismatch, eccolo qua, Righetti non c'è, contro Pepper che si è adattato, scarico per Andrea Iannilli che fa saltare due giocatori, assegno Iannilli, 4 personali, meno uno ancora, 6:40, Roma è là, non ha fatto correre come all'andata Rieti, Eli Antonio, attenzione a Casini, l'uscita di Della Rosa, va a giocare sul blocco per Simps ai 4 metri, la mano di Iannilli davanti a disturbarlo, la spizza Petrucci, la riconquista Stanic che corre in fascia centrale, attende la transizione dei vari compagni, pari per Malaventura, il blocco di Iannilli altissimo, Simps a portarlo via, andiamo a cercare lo scarico, palla catturata da Stanic, Righetti arresta e tiro, va su Iannilli, prende rimbalzo, gli tirano giù la mano, spiegatemi se vuole giocare la palla, Bonora arrabbiatissimo con Stanic, pari Semps dentro Pipitone, Iannilli in lunetta, due personali, già bonus, 4-0 i falli, già in bonus Rieti, importante, assegno il primo per Iannilli, 5 punti personali per Andrea Iannilli, il pareggio di Roma 2-6-2-6-6-0-8 all'intervallo lungo, alza il secondo tiro sul ferro, 1-2, Di Locce pronto a rientrare, 6 minuti
parità assoluta. Della Rosa col palleggio, la mano mancina, fa riper Pividone, quasi Stanic a beccare la palla, si riprepara Benedusi per Rieti sul cubo dei cambi, Pepper da tre in faccia a Iannilli, va a segnare più tre nuovo di Rieti. Stanic per Petrucci, battuto il press in maniera facile questa volta. Stanic col palleggio, arriva Lentoni, si muove sui blocchi Alex Righetti, il blocco di Iannilli, bisogna scaricarla prima del ribaltamento. Pronto di Loch per vediamo il cambio per chi è, per Petrucci. Rientra Di Loch in campo, messa di Matteo Malaventura, 26-26, c'è il fallo di Della Rosa che si appiccica alla maglia di Nico Stanic. Andrà Lunetta, il mago argentino, no lui non si fa segno di allargare le mani, di farle vedere agli arbitri. Questo è quello che si insegna anche a livello giovanile. Due liberi per il Nico Stanic, per il nostro mago argentino. A segno il primo, due da recuperare, zero falli per Roma in questo momento. Sul ferro il secondo, 29-27, due di vantaggio per Rieti. Pepper attacca Malaventura, fuori per Della Rosa che alza la tripla, va sul ferro, la prende Righetti, la prende Di Loch. Stanic è buttato per terra da Della Rosa, andrà Lunetta e due personali, ancora falli. Due falli di Della Rosa, anche lui a tre, anche lui sale di quota in falli, fallo numero 3 per il 7 di Rieti. C'è cambio, entra Zanelli che ne ha due, Lunetta Stanic, alza la prima parabola, solo rete, 2-8-2-9, ancora un punto per il pareggio. Ferro dentro questa volta, 2-9-2-9, pareggio totale, 5-12 all'intervallo lungo. Eli Antonio, il consegnato per Pepper. Fallo in attacco di Zanelli che muove le ginocchia sul blocco, lo dico io il tipo di fallo. Fallo in attacco, terzo fallo di Zanelli, tutte e due i playmaker dell'NPC Rieti con tre falli. Le proteste di Nunzi, ancora Nunzi a parlare con gli arbitri. Richiamo il meglio non riportare il labiale di Luciano Nunzi, ma lo capisco, queste situazioni quando devi discutere con gli arbitri e ti danno delle risposte allusive, lo capisco assolutamente. Time out intanto per Davide Bonora, andiamo con rumori di fondo del palazzetto. Torniamo in diretta. Rimessa di Roma, 5-0-6 all'intervallo lungo. Roma Gas & Power 29, Rieti 29, perfetta parità.
di Lecce per Nico Stanic contro Zanelli, gravato di tre falli, sale pronto per raddoppiare Pipitone, ma bravo Stanic a cambiare immediatamente direzione, passaggio per Di Lecce contro Casini, si ribalta per Stanic contro Pipitone per Isley, vediamo se va a giocare uno contro uno più o basso, è così, uno contro uno, Isley forza la posizione, Pipitone si appoggia a lui, ma è bravo Isley a appoggiare il 31esimo punto di Roma, 29 per Rieti. Zanelli fuori per l'entorno, pronto Genio Fanti sul cubo dei cambi, a Ricciolo Peppere, rende la palla, alza il tiro a segno, ancora pareggio, 31 pari, Iannilli la rimessa per Di Lecce, di nuovo gol doppio lungo, passa molto bene il pressing, l'appoggio per Iannilli, consegnato per Di Lecce, Eli Antonio, forse lì c'era anche fallo, alza la tripla, Di Lecce, ancora tripla! Ancora tripla, 17 per il 2 di Roma, 17 per il 2 di Roma, Casini per Peppere, Rieti è già di là, Zanelli a girare sul blocco, fallo di Stanic, applausi di scherno della tifoseria reatina, pronto Eugenio Fanti sul cubo dei cambi. Leva va in panchina Matteo Malaventura, rientra Eugenio Fanti, quintetto con tre piccoli di ruolo, con Eugenio Fanti a giocare da numero 3, più 3 Roma, 3, 48 per Zanelli, gioca a 2 con Antonio che alza anche lui la tripla sul ferro, Iannilli non la prende, la prende Pipitone, fuori per Zanelli, vediamo come si fa, cioè, diattiamo le marcature, si sì, abbastanza bene questa volta con Antonio e Pipitone, Pipitone forse va a schiacciare in faccia a Iannilli, un controllo difficoltoso l'ha portato a schiacciare, arriva Isley, transizione per Fanti, fa saltare, usa il tabellone, troppo violento il tiro, lo scarico di Iannilli per Isley, va a schiacciare, c'è il fallo di Eli Antonio di Pipitone, scusate, lunetta Don Isley, tirato giù Isley per andare, andava a schiacciare, due liberi per il 13 di Roma, 3-17 all'intervallo lungo, a segno il primo, 3-5-3-3 per Roma, pronto il secondo personale per il buon Tony Slim Isley, errore sul secondo, non benissimo dei liberi in questo secondo periodo, Casini attacca al pitturato, lo tiene questa volta bene Stanic, Casini scarica in tribuna la palla che torna nelle mani dell'Eurobasket, Eugenio Fanti per la rimessa, Nico Stanic contro Zanelli, vanno via tutti, lascia per lui chiaramente il controllo della sfera, passa la metà campo con le virate, Nico Stanic si muove, Tony Isley sui blocchi, Varic prende posizione, sale a bloccare, vediamo se c'è il gioco a due, fallo questa volta su Stanic, dal post alto Iannilli, l'errore è un tiro abbastanza facile per lui, questa volta lo sbaglia, c'è il fallo di Eugenio Fanti a rimbalzo, 2.47, pronto Simps per Eli Antonio, 3-5-3-3, due falli per due falli di squadra l'Eurobasket, ne deve spendere ancora due, col palleggio Zanelli, fuori per Simps, il consegnato per Casini contro Di Lecce, uscita e blocchi di Zanelli che riceve posizione centrale, attende ancora uscita di Peppere, c'è Fanti con lui, Peppere palleggia, resta e tiro sul blocco, l'errore, la prende Di Lecce che ha una mano, lancia Isley che va a schiacciare il più 4, magia di Di Lecce, palla vagante, la riceve al volo, non la mette giù, dall'alto lancio lungo per Isley che già era volato in contropiede, la schiacciata del 13 di Roma che riporta la Roma Gas & Power a più 3, 3-7-3-3, time out, NPC Rieti, andiamo con i rumori di fondo.
Finisce il time out di Riedi, il canestro di Isligheg sancisce il più 4 di Roma, 3-7, 2-22 all'intervallo lungo. Ancora quintetto alto con Iannilli e Tony Isli dentro. Pronta la rimessa, si riparte con Zanelli. Pipitone il consegnato per Peppere, si attacca a lui Eugenio Fanti. Casini per Zanelli, attacca al quarto di campo, l'aiuti. C'è il fallo su Pipitone che ha tagliato dal lato debole, Roma non l'ha tenuto, il fallo di Eugenio Fanti. Secondo personale, Pipitone in lunetta con due liberi. 4 di vantaggio per Roma, 92 minuti e 6 secondi all'intervallo lungo. Alza il primo tiro a segno, 3-7, 3-4. Ancora un tiro. Questa volta c'è l'errore, ma la prende Pepper, non c'è taglia fuori. 3-7, 3-6. Zanelli a braccare Stanic fin dalla rimessa, solo uno di vantaggio. Gioco da 3. Di Locce col backdoor contro Casini, blocco di Iannilli, va a girare lui, fuori per Eugenio, dentro per Isli, l'anticipo di Pipitone, ma la palla è di Roma ancora con 8 secondi, 1 minuto e 44 all'intervallo lungo. Per Isli, per Eugenio, 5 secondi, 4 secondi, attacca al pitturato, scarica per Iannilli che alza il tiro sul ferro, ma la prende, rimbalzo lungo di Nicola Stanic che sceglie di attaccare il pitturato. Attenzione alla transizione, andiamo a coprire subito Casini in contropiede per Simps che attacca lui l'area, canestro e fallo di Iannilli. Fallo di Isli, secondo fallo. Cambio, fuori Pepper, dentro Benedusi per Rieti. Libero aggiuntivo per Sims che è salito a 12 punti. L'unico giocatore che Roma ancora non riesce a tenere. 3-9-3-8, alza libero aggiuntivo, dentro 3-9-3-9. Nico Stanic col palleggio, Iannilli rimane lì per un blocco ombra. Il palleggio di Stanic, arriva Di Locce che non riceve la palla, braccato da Benedusi, la riceve adesso. 8 secondi, 7 secondi a tenere 24, alza da 7 metri sul ferro, era quasi dentro. Corre Casini, Simps contro Iannilli, attacca al pitturato col gancetto, l'errore questa volta. In due sulla palla, si scontrano Stanic e Iannilli, la palla ancora di Riedi. ...44-75... ...39-39... Pipitone fuori ancora per Zanelli che attacca il pitturato, lo tiene Stanic stolta, ancora il blocco di Simps, attacca al pitturato per Pipitone, nettissima infrazione di passi, ma proprio nettissima. C'è time out per Davide Bonora, andiamo in pausa, 36-13 con rumori di fondo.
Torniamo, la sospensione finisce per l'Eurobasket che pareggia 39-39 a 36 secondi dalla fine del secondo parziale e di conseguenza dell'intervallo lungo. La rimessa è di Roma. Pronta la rimessa della Roma, Gassempare con Fanti. Si alza a tutto campo la difesa di Riedi per Stanic. Solo la difesa si alza, Stanic perde quasi il pallone. 8 secondi. Scivola sulla virata. Stanic fa segno di essere stato colpito con un calcio. Cambio nelle file di Roma, fuori Stanic, dentro Malaventura, fuori Isli, dentro Iannilli. Fuori Zanelli, dentro Benedusi. No, Zanelli in campo, eccolo qua, Zanelli in campo di nuovo con tre falli, 22 secondi ne hanno... discrepanza di circa 3 secondi, 39 pari, la Gio vuole giocare finalmente fino in fondo. Zanelli fuori per Benedusi, ancora per Six, per Zanelli, palleggio arresto e tiro sulla mano di Rigo, a segno Di Locce da 2, 39-41, in transizione Righetti alza la tripla e va sul ferro, finisce 39-41. Per Rieti, ma ci sono ancora due tempi da giocare. Andiamo noi in pausa, ci sentiamo tra 10-12 minuti.